semplice, una brutta sconfitta. È evidente agli occhi di tutti, non siamo riusciti a ripetere le precedenti prestazioni e resta il rammarico comunque dopo una serie di vittorie, dopo la vittoria a Brescia, una serie di prestazioni importanti, venire qui sapendo che comunque è una partita importante, qualcosa di fondamentale, non riuscire a imporre il nostro gioco. È finita adesso? No, è finita. Non è finita, fino a quando non c'è la matematica non è finita, noi ci crediamo fino alla fine e basta, vediamo cosa succede partendo da sabato a Crotone. Meglio secondo te però, hai fatto il passaggio sulla sinistra? Sulla destra? Sulla destra. Meglio, mi ha dato dove mi fa giocare il mister e cerco in ogni situazione di dare il meglio di me stesso, a volte riuscendo, a volte non riuscendo. Mi dispiace per un calcio di rigore, che secondo me non c'era un calcio di rigore così, nel senso che comunque prima sono stato richiamato, mi ha tirato una manata in faccia, sono stato richiamato io perché non lo dovevo tenere. Un calcio di rigore se succedevano una cosa così, un rigore non ce lo davano. Mi dispiace perché comunque ogni episodio che succede quest'anno se lo danno contro. Continuiamo a dire non guardiamo gli episodi, però è lampante, secondo me è un rigore così, non va fischiato. Anche perché in partenza la limitata me l'ha data lui. Perché non si capiva dall'inizio, perché sembra sempre che l'arbitro richiami, che attenzione è tratto nulla. L'arbitro richiama, e poi ha fischiato subito il rigore sicurissimo. Sì, l'arbitro mi ha richiamato, mi ha detto occhio alle mani. Quando lui mi aveva dato una manata in faccia, la prima volta sono rimasto a terra, la seconda volta parto, mi dà una gomitata, arrivo un pochino in ritardo, ci teniamo tutti e due e fischia rigore. Se succede a noi una cosa del genere da parte invertita, non fischia rigore. Dopo, non attacchiamoci agli episodi, come dice il mister, non attacchiamoci agli episodi, però è così quest'anno. Ogni volta che c'è un episodio dubbio, ce la fischiano contro. È colpato da Renato, c'è ancora mezza spinta di Poletta, però se succede la cosa facile. Preferisco non aggiungere altro, così da tutto. Non è finita, ma quanto ci crede effettivamente? Ci crediamo, perché le prestazioni che ci sono state fino adesso sono state grandi prestazioni, resta il marco di oggi, comunque dopo delle partite così importanti, le prestazioni così importanti, venire a giocare qui in casa, dovevamo sfruttare meglio questa occasione. Ha detto ovviamente che forse Bari era una delle peggiori squadre da incontrare in questo preciso momento, però i vostri elementi li avete oggi, non siete riusciti proprio quasi a giocare, soprattutto nel primo tempo. È vero, comunque il Bari è una buona squadra, ma dobbiamo guardare comunque in casa nostra, non siamo riusciti a esprimere il nostro gioco come le partite precedenti. E la ragione qual potrebbe essere secondo te? Un problema di concentrazione, di approccio? No, non c'è problema di concentrazione e approccio. Dispiace, non ce lo sappiamo spiegare neanche noi, lavoriamo a mille in allenamento, le ultime prestazioni c'erano, mi spiace. Credo che non ci sia altro da aggiungere.